Bonjour à tout le monde, questo sabato pomeriggio sono le ore 2:30 circa, gradi centigradi, non ve lo so dire perché la mia macchina è vecchia, non li segna, no, sì, dovrei continuare a schiacciare con il tastino per sapere i gradi. Barcolliamo ma non molliamo, la stanchezza si fa sentire ma noi imperterrite andiamo avanti. Adesso andiamo a casa, mangiamo qualcosina. Non ho granché fame, però mettiamo giusto qualcosa nello stomaco e poi direzione casa numero 11 siamo. Siamo arrivati a 11 ragazzi, mi sembra. Sì. All'incirca abbiamo l'appuntamento alle 3 e un quarto. Spero di riuscire a filmare, spero di riuscire a portarvi con noi. La Mile è già a casa, lei è uscita un'ora prima di me, quindi già a casa da un'oretta, no, che poi in realtà non è a casa. Perché doveva andare, non mi ricordo, doveva andare a fare una commissione. Tra l'altro noi dovevamo andare a prendere Isa e ci siamo, non dico dimenticate, ma diciamo che l'orario poi per vedere la casa era questo, quindi Isa verrà a piedi, verrà col pullman. E sono quasi arrivata a casa, il tempo di mangiare un boccone e poi si riparte. Mangiare abbiamo mangiato, ho mangiato, Mila aveva già mangiato. Io non so se notate, se si vede, adesso va meglio. Infatti avevo già iniziato a vloggare l'altro giorno, poi ho detto no, tanto bene o male sono abbastanza avanti perché avevo proprio la faccia peggio di com'è adesso. Stiamo aspettando la signora per l'appuntamento della casa che è in ritardo. Si era dimenticata? Si era dimenticata. Infatti abbiamo aspettato un po', abbiamo visto che non arrivava, abbiamo detto bah, facciamogli un colpo di telefono e in effetti io a saperlo riuscivo a mangiare con calma e più che altro a lavarlo e cambiarmi, dalla fretta non ce l'ho fatta, però va bene, aspettiamo, magari ne Bene lo varrà la pena, stesso. magari sarà la casa giusta, amore, questa. Boh. E chi lo sa, se neanche questa è giusta basta, fino al prossimo anno non si cerca più Stiamo niente. calmi. Sì, basta. Vabbè. Che ce ne pentiamo. Allora, buongiorno, com'è che devo fare? Buongiorno. No, io sono capace a farlo. Allora, sono qua che ascolto la diatriba tra Erika e Milena, che si vede solo mezza faccia illuminata dal sole, perché oggi hanno visto una casa che innanzitutto ci ha narrato Milena. Poi Erika mi ha fatto vedere dei pezzettini di video. Ovviamente i pareri sono soggettivi, a me non piace, ma aspetta, pensavo che Milena gridasse di sotto, perché a me non piacciono le mansarde, però lì, ripeto, sono soggettive. Adesso devono dirci i pro e E i contro, contro. quindi partiamo con i Ok, contro, quindi con vai. Erika. E infatti mi sto Allora, filmando. non firmarmi lascelle tappezzate, che ci sono Io per quello ho 40 messo la allora, scella la casa, mi libera. sono resa conto anch'io che quei pezzettini che sono riuscita a filmare quasi di nascosto, la casa è bella, pavimenti, i mobili sono tutti d'époque scandinave, la camera da letto è fatta in un modo particolare, poi c'è un'altra stanza che però alla fine devi usarla come cabina armadio. È bella, però a parer mio è piccola. Io sono entrata dentro e mi sono sentita soffocare. E questo terrazzino che esce 6 mezzi tetti, non lo so, però da un lato mi piace. Zoomo la tua ansia. Sì, zoom anche tutte le mie guardie, è venuto tutto. Vabbè, adesso dobbiamo sentire Adesso i pro, Mille. Mille, a te No, mica piacere. finisce lì i No. prezzi. Ah, e tra I l'altro andiamo a prezzi. pagare molto di più rispetto a dover pagare.
guardia. Ecco. Molto, vabbè, costa di più. Qualcosina in più. Qualcosina in più. Però terzo piano a piedi. Terzo piano a piedi. Ecco, abbiamo piano anche... pieno gli fa bene, così mette giù la bedda. La bedda in patois sarebbe in italiano è questa. A panzetta. La panzetta. Ah, aspetta, non hai detto ancora il conto. L'unica pecca è del parcheggio per lei. Ah, tra l'altro, pecca, non abbiamo il parcheggio, siamo in una zona di centro, quindi rischi la multa, a meno che, no. A meno che c'è uno, se ha posto, che affitta il parcheggio. Un parcheggiatore abusivo. Andiamo vivo, che affitta 10 euro al mese. Cioè, di positivo che al mattina siamo sempre via, puoi andare a piedi perché siamo a 5 minuti dal lavoro. Si risparmia su benzina, gasolio, gomme, non c'è da spalare la neve alle 5 del mattino mentre gente dorme. Ecco. E devo parcheggiare, devo spalare il parcheggio di tutti gli inquilini. Due, se piove siamo sotto la becca, io devo avere l'ansia che lei è a casa da sola, che appena piove due gocce vengono giù di tutto e di più e ti fai il segno di croce e dici chissà se sopravvivo. Tre, casa stupenda, c'è meno da pulire, perché 90 metri di casa da pulire, tu non li pulirai mai 90 metri e non sfrutterai mai 90 metri vivibili tutta la giornata. Ma lì non sfrutti la cucina, ti sto dicendo di casa nostra, sfrutti la cucina, la camera da letto, il WC. Terza, il WC c'ha la finestra, roba che ha Pollen, bagno cieco. Quarto, cabina, armadio. Poi, quinto, microonde e forno incorporati. Scusa. Ho sputato il ghiaccio in Valenza. E l'ansia, sempre l'ansia. Doccia idromassaggio. Poi, vogliamo ancora continuare? A me? Terrazzo che metti fuori finalmente tavolo, sedie, all'angolo barbecue. Poi c'ha un È un buco così vuole mettere il terrazzo, no. Tu metti il barbecue sul terrazzo, però qui da dentro. No, poi fuori c'è una porta e metti tutta ancora la roba. Poi abbiamo una cantina piccolina sotto e lei non dice tutte le cose. Ecco, devi dire tutte le cose. Ci lasciano il condizionatore gratis, ci lasciano un tavolo gratis per 10 persone, ce lo regalano. Però c'è il punto di domanda dei mobili. I mobili, i nostri mobili fantastici, io li svendo. Io non metto, no, non li svendiamo. Io non li voglio svendere con quello che li abbiamo pagati, cioè. Chiediamo al proprietario se li vuole, se non li vuole li vendiamo. Vendere vuol dire svenderli. Laura intervieni. Cosa Laura con questi capelli, dacci una tua opinione. Dacci la tua opinione, vai. Non voglio che vanno via di qua. Laura la deve vedere e mi darà ragione. Che bei capelli dai, che hai. Sì, la devi vedere dal vivo, Laura, tipo no. Chi vuole il caffè con ghiaccio? Ma no, perché devi dare ragione a me. No, giustamente la casa dal video che ho visto è bella, però non riesco a capire. Devo vederla dal vivo, poi vi dirò la mia opinione. Guarda, con questi capelli va bene così. Così andiamo sulla fiducia. L'udienza è chiusa e questa sera direi che ci meritiamo tutti una pizza. Sì. Auguri! E come tutte le volte, sì, sono in uno stato pietoso. Io sono pronta e qualcuno è ancora lì che gira. Non è vero, sei andata ancora su a prenderti le scarpe. Ah, non apri mai allora? No, non l'apro mai. Per forza la bolletta è rimasta lì. Ora capisco. Stavamo parlando, abbiamo deciso di andare a piedi, tanto andiamo qua sotto dalla nostra amica, così fa bello ed è la scusa per camminare un po'. Stavamo parlando del fatto che Mile mi fa prendere a posto, io dipende. Quando arrivo di sera, sì, ma metto la mano dentro e sfilo. E lei mi ha detto, ah, ecco perché ci sono le borrette, sapete la famosa bolletta scaduta? No, perché la bolletta è già arrivata scaduta. E Mille stava dicendo, ho i miei dubbi che sia arrivata scaduta. Sì, è arrivata scaduta, carta canta. Solo che, amore, se tu stai di là, io non ti riesco a pigliare. Arrivo. Mi ho preso gli occhiali. Fa niente. E adesso invece più passano le ore, più sto un pochettino pensando a questa casa. Perché effettivamente sono riuscita a filmare davvero poco. E non si è visto praticamente niente. Quei pezzi che avete visto non...
Poi io lo faccio per te, piccola, e meno da pulire. Non fanno, cioè, non fanno proprio testo, non si capisce niente. Io penso già perché il mio c'era bel il bagno, il bagno che non l'ho firmato. A parte ho firmato poco perché erano ancora in fase di trasloco, c'erano tutte le cose dei bambini, quindi anche per quello che non mi sono usata a filmare tanto. Però ecco, nella camera da letto, che si è visto il pezzo della camera da letto dove c'erano quei due mobili e il letto messo ad angolo. Dietro al letto praticamente si apre, c'è un armadio tipo. Poi di fianco al letto c'è un'altra porta che c'è questa cabina armadio che in realtà volendo diventa praticamente una stanza, una stanzetta piccolina, solo che non mi ricordo se ha la finestra oppure no. La cabina armadio, quella che loro avevano adibito c'è la baino a Carpi. Tutto, ah sì, sono tutte finestre alla baino, quindi anche nel bagno c'è la baino, nel bagno c'è addirittura, lei aveva la lavatrice, l'asciugatrice e non so, abbiamo la buona spesa per prendere l'asciugatrice. Sono un po' io, asciugatrice non la voglio, non mi serve, sono un po' forse perché alla fine quello che penso io, va che c'è una bestia. Dove? Là, c'era una, certo. Ma schifosa. Lasciala. E la lascio lì, basta che lei non incrocia la mia strada, lei sta dalla sua parte, io sto dalla mia. Andiamo a piedi. Andiamo a piedi, camminiamo. No, che andiamo a piedi, camminiamo, andiamo con la loro macchina, no, noi poi il ritorno. Andiamo a piedi. Ah, però poi al ritorno andiamo con la loro macchina, no. Perché al ritorno non mi faccio tutta la salita a piedi. Te la fai, che digeriamo. Vabbè, basta che non facciamo tardi, che domani mattina la sveglia suona. L'unica no. Sfigata che lavora domani, io. Strano. Domenica, io. Lunedì, io. Martedì, mercoledì, giovedì, io. Tu, io? Considerando che io, ragazze, sto incominciando davvero a fare avanti e indietro, anzi da lunedì, perché oggi per me è sabato, da lunedì inizia davvero il periodo tosto, perché finisco da una parte e vado dall'altra. Comunque, ti avevo detto che me ne parlerei poi quando è tutto certo, è stracerto. Hanno messo le piante? Qua. Ah, tra l'altro qui vicino casa hanno messo, stanno mettendo le piante da frutto. Da frutto e così fanno proprio un coso a chilometro zero. Bello. E per quanto riguarda la casa, ci mi prendo un paio di giorni per pensarci e... Non lo so, devo valutare. No, dobbiamo sbrigarci, perché bisogna dare la disdetta e dobbiamo valutare bene un po' di mobili. Dobbiamo valutare bene un po' di cose. Tu devi valutare, io no. Per me sì. Stavo raccontando, dimmi, dai, ragazzi, che in tutte queste ore passate che ci siamo viste dovremmo andare tutti. Così ho bisogno di un parere. Un consulto unico. Sì. Vedere, rivedere un attimino bene la casa. Cioè, mi scoccia perché dico, è più piccola e costa di più. Che fondamentalmente è il ragionamento. Per costa di più perché qualitativamente... Perché questo è il mio amico dove affitto, io ci ho fatto i lavori. Sì. Io ho contrattato. Cosa stai facendo? C'è una bestia. C'è una bestia. Chi è? Ho preso la macchina per sorpassarci. È così. Madonna quante, ma che palle, vado in macchina, va. Vengo in macchina, andiamo in macchina. Sto muretto è pieno di bestie. Devi abbassare che mi scatta il coso. Io e Laura andiamo in macchina, loro vanno a piedi. Ciao, ci vediamo dopo amiche, ciao. Sì, che siamo praticamente sotto casa, siamo vicine a casa, Sì, c'è lo zaino, non riesco neanche a mettere la cintura. Vabbè, fa niente. Alza il culo. Tanto siamo arrivate, sto col culo su. C'erano troppe bestie sul coso. Sul muricciato, una dietro l'altra. Ne ho superata una, ho superata due, la terza no. Non ce l'ho fatta. Siete arrivate? Sì, abbiamo scoperto una cosa. Cosa? C'è un albero pieno di ciliegie. Andiamo. C'è pure la scala e il bastone che ci aspettano. Ah, boh, ci aspettano proprio. Sì. Bene. Sì, sì. Direi che possiamo andare. Quindi dopo, quando torniamo su... Posso rubare il ciliegie? Sì, posso rubarlo. Io ho deciso. E poi non sono rubate, sono prese in prestito. Sono prese in prestito, perché tu arrivi da fuori e devi assaggiare Sì, devo assaggiare le ciliegie valdostane.
Io non ho mai assaggiato quello bianco. Buonissimo, perché quell'arancione ci rinviene, sì. Devo chiedere alla Gida se c'è, se lo vendiamo. Che luce fastidiosa. Non ho fatto caso. Ma io un sacco di frutti non l'ho mai assaggiato, la papaya non l'ho mai assaggiata. Devi assaggiare il mango anche. Assaggiamo anche il mango. Dobbiamo assaggiare tutto. Sì. Vediamo se stasera c'è qualche frutto. Magari, insomma. Ah, può essere. Lo prendiamo. Cioè, lo prendete voi, io lo assaggio. Se voi non mi piace, lo lascio lì. Vabbè. Almeno mangiate voi. Ovviamente a tavola di cosa si parla? Della casa. Fidati, che quella è non bella di più. Io nel frattempo mangio e bevo. C'è la doccia con il massaggio, tutto. C'è la doccia con il massaggio. Penso si libera con il genio. Ma non mi interessa. La grossa non mi interessa. Beh, è bella, ah, perché è fatta bene. No, è bella, io devo dare foto, è bella. Non inquadra? No, inquadriamo. Ma non sono, sono ancora in vacanza, ci sono tutti i dipendenti. Allora io ho preso la super mega birra rossa di quella integrale e anche Laura. Invece Emile e Isa acqua. Siamo salutiste noi. Siamo salutiste. E ha smesso di fumare. E ha smesso, ah, tra l'altro, visto che la sgridavamo sempre, ha smesso di fumare. E poi ci hanno portato questa focaccia come André. Come André. Così magari Emilia può mangiarla. Ed è arrivata la pizza. Io 4 stagioni senza prosciutto, perché qui la rosa non la fanno, la mia preferita. Lisa? Io ho preso la salsiccia rinforzata. Rinforzata. Laura 4 formaggi. No, dietetica. Ah, dietetica, Laura sì. Ha preso la dietetica. La dietetica e 4 formaggi. Emile, le verdure grigliate. Piatto vegetariano. Piatto vegetariano. Con il fior di che latte. Che dovrei mangiare io, non lei. No, perché questa c'ha 3000 calorie. Sì, insomma. Buon appetito. Buon appetito. Rientrate a casa, sono le 9:15 e io andrò sicuramente, indubbiamente, a dormire. Adesso? Sì, non iaffo più. Non c'è più? No, infatti siamo state anche poco lì a mangiare la pizza, poi c'era Isa che voleva andare a prendere un gelato, voleva andare in via, ma io proprio non, ho detto, boh, andiamo a casa, andiamo a casa. Io non vado per dormire. No, tu no. Io sì, anche perché domani è una giornata lavorativa intensa. Essendo domenica ci sarà caos lì, sì. No, no, speriamo. Ah, buon, quindi speriamo non ci sia neanche tanta gente. E che dirvi? Quando fa brutto c'è gente, se fa bello no, perché sono tutti lì in montagna. Ah. Non riesco a inquadrare anche Mila che lì sta preparando. Passeresti la domenica di un ipermercato? Tutte le domeniche c'è un caos alla CIDA, che no, la gente brutto, non c'è niente sì. Da fare. Cavoli loro. Infatti, vabbè. Comunque sia contenta che Mila domani sta a casa, così si riposa. E io lo sai che io sono. Ah, no, è vero, domani devo andare anche a tagliare poi l'erba. Poi devo andare a tagliare l'erba. Io invece vado a dormire e magari la notte mi porterà consiglio. Devi dire, devo stare bene. Devo stare bene, devo stare bene. Magari la moglie. Magari la notte. Sì, magari la notte ci porterà consiglio e ci darà la risposta per la casa, però rimango dell'idea che sì, io voglio andare a vederla ancora una volta. Va bene, ti lascio sta cosa qua. Va bene, ok. Grazie per la compagnia che ci avete fatto anche oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!